Un sorriso è spesso l'essenziale. Si è ripagati da un sorriso, si è ricompensati da un sorriso, si è animati da un sorriso. È proprio attraverso il sorriso che i soci del Circolo Culturale Meli esprimono l'importanza dell'accoglienza e della condivisione di esperienze, passioni e ricerca della felicità attraverso lo scambio non solo culturale e artistico, ma soprattutto di coinvolgimento umano con tutte le persone che vogliono far parte di questa armoniosa realtà. Il Circolo Culturale Meli opera nel territorio di Melito di Porto Salvo da 5 anni. Sono stati numerosi gli eventi e le iniziative che hanno visto protagonista il Circolo Meli, come percorsi di ricerca nella Grande Guerra, il fronte marittimo meridionale, una presentazione del libro dello storico Egazio Trombetta. Caffè letterario che si è svolto per la prima volta in occasione della giornata della memoria il 27 gennaio 2016, dando vita a un importante momento di confronto e scambio tra letterati e artisti di ogni genere. Relazionalità ed affettività, incontro con la dottoressa Silvana Lasco, con cui si è parlato di relazioni, comportamenti ed educazioni ereditate per migliorare l'affettività e vivere meglio la vita. Pasquale Pizzi è il presidente di questa realtà che opera sul nostro territorio, il Circolo Culturale Meli. Siamo qui in compagnia del presidente del Circolo Culturale Meli di Melito Porto Salvo, Pasquale Pizzi. Insomma, cosa ci può dire di questo circolo? Come nasce e qual è stato l'input? Nasce ormai 5 anni fa, infatti da poco abbiamo festeggiato il quinquennio di attività, dall'esigenza di più persone di voler condividere qualcosa e di dare qualcosa al territorio. E in 5 anni abbiamo cercato, in maniera abbastanza variegata, di portare avanti quelli che sono gli interessi culturali, possiamo anche definirli così, a 360 gradi, che i nostri soci hanno principalmente portato all'attenzione di noi, insomma, gruppo direttivo. Infatti, principalmente l'input generale parte proprio dall'interno dell'associazione, salvo poi raccogliere richieste che vengono appunto dall'esterno. Ed in questo modo abbiamo programmato e adesso, in un certo qual modo, anche stabilizzato l'attività del circolo. Una delle cose che colpisce è il logo, come un arcobaleno pronto a fare capolino alla fine di ogni temporale, un po' come accade nella vita di ognuno di noi, insomma, cioè, passiamo dei momenti brutti, bui, che attraversiamo per poi finire come in un abbraccio, di questo colorato arcobaleno. Ecco, insomma, com'è nata l'idea di questo logo? Il logo è stato graficamente realizzato da Paolo Catanoso su indicazione di uno dei soci fondatori, che era appunto Rino Denaro, che è appunto Rino Denaro. E inizialmente il senso, a parte insomma la descrizione ne hai dato tu, che amplia ancora sicuramente il significato di questo logo, è quello di più persone intorno a un tavolo come questa Margherita, e uno dei petali si trova staccato proprio per significare che è sempre aperto, comunque non è un circolo chiuso. Tant'è vero che in un aggiornamento del logo, insomma, di anno in anno, migliorandolo, ampliando, si era pensato anche di chiuderlo questo cerchio, però poi da una discussione si è ritenuto di lasciare il petalo fuori proprio per significare ancora il cerchio aperto, quindi pronto ad accogliere chiunque. E mi è piaciuta questa tua descrizione del temporale, perché dopo una giornata, dove ognuno, insomma, svolge le proprie attività, diventa poi la sera il momento di incontro, dove si lasciano fuori tutte le perplessità, insomma, del giorno per poter affrontare quelle dell'attività del circolo, un momento anche rilassante, che poi può essere la riunione infrasettimanale o appunto il momento dell'evento in sé per sé. L'uomo consiste in un nodo di relazioni, affermazione vera, ma spesso viene confusa. Ecco, quali dovrebbero essere le vere relazioni che l'uomo deve coltivare? Sì, questa frase l'ho trovata sul sito, è una frase della nostra socia Patrizia Pansera. E per quanto riguarda, come a livello relazionale, l'attività del circolo, le nostre relazioni si basano su quello che noi offriamo. Abbiamo delle idee, vogliamo portarle a conoscenza degli altri, che poi si concretizzano appunto in eventi, in presentazioni di libri, e cerchiamo soprattutto di dare dei messaggi positivi o che stimolino più che altro la riflessione,
colui che viene ad ascoltarci. Infatti io dico sempre, l'importante è andare via con un pensiero, può essere piaciuto, può non essere piaciuto, l'importante è riflettere, che stimoli la riflessione, perché certamente una riflessione critica aiuta a crescere. Diciamoci la verità, ormai la stragrande maggioranza delle persone, un po' per pigrizia, un po' per mancanza di tempo, preferisce stare comodamente seduta nella poltrona di casa e messaggiare con i social, i vari mezzi di comunicazione, insomma. E soprattutto con l'avvento anche di nuovi stili di vita a livello culturale e musicale, si sono un po' e un po' tanto perse le tradizioni del nostro bel territorio. Ecco, a tal proposito, il Circolo Culturale Meli in che modo fa riavvicinare le persone alle tradizioni ormai un po' accantonate e comunque allo stare insieme, a condividere qualcosa? Beh, il titolo, il logo intero è Circolo Meli, punto di incontro e di aggregazione. Infatti la necessità sin dalla prima ora di avere una sede nasce proprio da questo, da avere comunque un punto dove un punto fisso, che sia un punto di riferimento. E credo che oggi questa sede, vista anche la particolare locazione insomma sulla via principale, lo è realmente diventato, nel senso che molti sanno che passando da qui, se guardano la locandina sulla porta, vuol dire che c'è qualcosa in corso, tant'è vero che qualcun altro, anche non socio, quando vede che c'è la luce accesa, sa che dentro stiamo lavorando, passa a fermarsi, e già questo è un grande risultato. Ma soprattutto ogni evento che noi organizziamo prevede sempre una parte, un momento più aggregativo, ci saranno sempre delle poltrone, ci sarà sempre un tavolino attorno al quale stare, sedersi, ci saranno anche delle sistemazioni adeguate, per esempio anche il concetto nuovo del caffè letterario nasce proprio in quest'ottica, come un momento di incontro al di là di rigidi formalismi o di particolari convenzioni nel modo di affrontare temi, conversazioni, presentazioni di libri, un po' sganciandoci da quello che avevamo sinora fatto, alle volte anche solo limitate ai soci, proprio per cercare di fortificare maggiormente questa funzione di incontro, che poi appunto sia limitato solo ai soci o sia un momento di incontro anche per altri, credo sinora siamo riusciti in un certo qual modo a realizzarlo, perché la cosa più bella a ridosso degli eventi è vedere che l'evento alle volte passa in secondo piano rispetto al fatto che molte persone si fermino, stiano lì, si mettono a parlare, tornano il giorno dopo, proprio perché c'è un qualcosa lì che diventa congeniale al loro modo di stare all'interno di questo contenitore che viene fornito dal circolo. Il Circolo Meli come distributore di cultura per chiunque ne voglia usufruire, una piccola realtà con un grande cuore e tantissime idee volte a coinvolgere ed animare l'immobilismo sociale e mentale a cui spesso siamo abituati. I soldi non sono tutto, con un po' di ingegno e molta volontà insieme si può. La filosofa Hannah Arendt tedesca ha scritto: la società di massa non vuole cultura ma vuole svago. Che cosa risponde lei a questa provocazione? In parte può essere vero, però penso che anche lo svago alle volte possa avere uno sfondo culturale. Per esempio abbiamo realizzato un evento che era, ti ricordi, il Subbuteo, dove il Subbuteo in sé per sé potrebbe essere appunto considerato un mero svago, un gioco da bambini. Eppure in quel caso intanto c'è la parte della rimembranza, perché ricordarsi, perché un qualcosa che risale agli anni Ottanta, sebbene di recente sia stato recuperato. Ma soprattutto anche lì c'è un modo di stare, ci sono delle regole da osservare, quindi non è il gioco senza regole. E credo che questo possa dare tanto, perché anche un bambino che si approccia a questo gioco, per esempio, è chiamato a rispettare delle regole, anche in quello, nella semplice banalità di dare la schicchera al giocatore. L'importante forse è chi compie lo svago nel cercare di non dare soltanto una forma di intrattenimento, ma nel contempo dare anche un messaggio, o comunque far capire che oltre quello ci può essere altro, e quindi dare uno stimolo a chi partecipa a questo svago a andare oltre e non limitarsi a consumare quell'evento in sé per sé, perché a questo punto anche un semplice happening musicale potrebbe essere definito uno svago, eppure potrebbe essere anche una musica di un certo tipo che indubbiamente costituisce cultura. Circolo Meli, organizzatore di molti eventi, attività a scopo culturale, artistico, musica, scrittura, ma come fate a autofinanziarvi, a finanziarvi, essendo un'associazione senza scopi di lucro?
Sicuramente per un'associazione come questa, stare sul territorio non avendo né collegamenti politici né collegamenti con particolari enti o quant'altro, tutto si basa sull'autofinanziamento, quindi è l'apporto che viene dato da tutti i soci con il versamento della quota mensile e poi con un'ottima attività di gestione economica, con un tesoriere che ci controlla su ogni singola spesa e poi cercare di massimizzare le risorse, quindi saper riutilizzare o reinventarsi da cose semplici e poterle riciclare e dar loro una nuova e diversa luce. E questo ci ha permesso finora di poter andare avanti, di poter appunto gestire la nostra attività, anche perché la parte economica poi sicuramente è una parte importante per poter mantenere tutto questo, dalla sede e quindi alla gestione. Stare insieme si deve e si può. La cultura, le tradizioni e la condivisione di esperienze sono un'importante base per una crescita sociale, civile e umana, aspirando ad essere non persone di successo, ma persone di valore. Questo è quello che il Circolo Culturale Meli vuole trasmettere ogni giorno. Una realtà, come dice il presidente Pasquale Pizzi, aperta a tutti coloro che vi vogliono fare parte, una margherita con un petalo aperto, come una finestra che accoglie ogni razza, colore e religione.